sicuramente è una squadra che dal punto di vista fisico è un po' indietro rispetto alle altre, è una squadra che ha bisogno di lavorare tanto sull'aspetto aerobico perché come una condizione un pochettino precaria, quindi dobbiamo lavorare da questo punto di vista. E poi visto sono un manipolo di ragazzi la maggior parte, quindi dai ragazzi bisogna sempre aspettarsi. Nella parte finale hai sfidato tanti baby, sì, Polimeni, biondi, e siamo pieni, e sono orgoglioso di fare giocare i ragazzi. L'importante è che i ragazzi seguono, vengono ad allenarsi, vengono a migliorarsi giorno dopo giorno, e piano piano avranno spazio anche tutti quelli che fanno parte della rosa. Mister Barilla, D'Agostino su tutti. Assolutamente sì, oggi Gianni ha fatto una grandissima partita, ci ha fatto vincere insieme a tutti gli altri ragazzi, perché diciamo che è la nostra punta di diamante, quindi per lui, noi dobbiamo cercare di sfruttare le sue caratteristiche, sono caratteristiche importanti, e sicuramente lui ci darà un grossissimo nome. Archi di maneggiato, Cianciano Cosia, Facciolo, che sono importanti anche nel reparto difensivo. Cosa cambia con questo successo corroborante? Cambia che ci dà morale, ci dà ancora autostima, voglia di migliorarsi, di cercare di lavorare ancora con più impegno. Le vittorie, diciamo, aiutano anche l'ambiente a lavorare ancora meglio, no?